come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta per noi, Signora di bontà, pieni delle promesse di Cristo, preghiamo. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria. Grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta. Beata Vergine e Madre nostra, a te mi rivolgo in primo luogo come figlio fra i figli, assieme a questi miei fratelli e sorelle. E assieme ti diciamo che sei la nostra gioia, che sei la nostra forza, che ti veneriamo e ti amiamo. Ma a te mi rivolgo anche come apostolo del tuo Figlio, che lo Spirito Santo ha posto a reggere la sua Chiesa in Bologna. Porto nel cuore tutte le preoccupazioni e le sofferenze di questa città. Essa in questo momento non ti sta davanti a te come una massa anonima. Tu conosci per nome ognuno dei suoi abitanti, ciascuno con la sua storia. Ma come loro pastore vorrei chiederti questa sera di posare il tuo sguardo di predilezione su alcuni di loro, sugli ammalati. Conforta le loro solitudini, consola la loro sofferenza. Sui giovani, Cristo, il tuo divino Figlio, sia la loro speranza. Aiutali a non conformarsi a quel mondo che cerca di ingannarli, creando attorno e in loro un deserto di senso. Sui sacerdoti, durante questo anno sacerdotale, dona loro la gioia profonda di appartenere a Cristo per sempre, in una scelta di obbedienza, di castità perfetta e perpetua, di povertà. Sulle nostre famiglie, soprattutto su quelle dal futuro incerto a causa della disoccupazione, temuta o già reale, su quelle che l'egoismo ha diviso. Tutti affido a te, Madre Dio e nostra Madre. Ritornando sul tuo colle, non cessare mai di essere il segno del nostro onore e della nostra difesa. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Manda nuovi operai nella tua messe. Nel nome del Padre,
e del Figlio e dello Spirito Santo. Hanno più bisogno. Ad amare Gesù e a crescere in ricchezza della loro umanità. E qui secondo. Ma esso sono sicuro che giorno e notte continuerà a vegliare su questa città e sui suoi abitanti dal colle della sua guardia. Conforta e illumina la tua santa Chiesa.